Estate a Lanzada nel segno dell'ambiente, dello sport e della musica. Inaugurata nei giorni scorsi e aperta sino al 1° settembre presso le scuole del centro della Valmalenco, la mostra documentale Il cambiamento climatico, quali scenari per la Valtellina, promossa dalla delegazione Fai di Sondrio in collaborazione con Sezione Valtellinese del CAI, Fondazione Bombardieri, Società Economica Valtellinese, Fondazione Foianini e Sondrio Festival. Sull'argomento, giovedì alle 20.45 presso la sala parrocchiale, conferenza dell'agronomo Fausto Gusmeroli. Grazie all'amministrazione comunale un nuovo allestimento di questa mostra sul cambiamento climatico in Valtellina e Valchiavenna, tema che è sempre più attuale. La mostra è stata realizzata nel 2017 quando quasi nessuno parlava del cambiamento climatico. Quello che è importante è portarlo nei nostri paesi, nei nostri comuni e mostrare le conseguenze che questo cambiamento ha nella nostra vita quotidiana, nel nostro territorio, nel nostro paesaggio. La mostra sul cambiamento climatico, poiché è un tema di attualità e interessa tutti quanti. Inoltre permette a chiunque di farsi un'idea in modo semplice di quello che è il cambiamento climatico e permette anche di sensibilizzarsi a questo argomento. La sportiva Lanzada ha dato il via al suo agosto scintillante che prevede il 23 l'arrampicata non competitiva per over 30 e il 25 la gara ciclistica Lanzada Campomoro. Primo evento la prova amatoriale della Vertical Lanzada Ponte. 18° trofeo Pedrotti Giovanni, gara divisa in due parti, una non competitiva con 60 ragazzi al via e una competitiva con 65 atleti al via. Una gara che ormai a Lanzada si fa da 20 anni, si parte da Lanzada e si arriva a Ponte. Con questa faccia da straniero, sopra una nave abbandonata, sono arrivato fino a te. Notte di nostalgia in piazza con la musica anni 60-70 con Gian Pieretti, un abitué di Lanzada e per la prima volta i cugini di Campania.